È ripartita nella tarda serata di ieri la nave olandese Nordstern, che sta riportando in Olanda 3.000 tonnellate di spazzatura trattata negli impianti Stir di Napoli e provincia. L'imbarcazione è salpata dal molo 44 del porto del capoluogo partenopeo nella tarda serata di ieri, alla presenza del sindaco di Napoli Luigi De Magistris e del suo vice sindaco Tommaso Sodano. L'imbarcazione porterà 3.000 tonnellate di rifiuti negli impianti di termovalorizzazione olandesi, in particolare in quello di Rotterdam. Secondo gli accordi sottoscritti da Palazzo San Giacomo, i viaggi delle navi dovrebbero ripetersi per i prossimi 2 anni, ma con la Regione resta in piedi la questione delle autorizzazioni che vanno concesse per trasportare il tal quale fuori dal territorio nazionale. Siamo molto contenti perché è un ulteriore segmento del nostro progetto di cambiamento radicale in materia ambientale. Devo dire che non è solo merito dell'amministrazione comunale, ma anche delle altre istituzioni, provincia, regione, autorità portuale, capitaneria di porto, governo. Noi stiamo in prima linea, oggi parte la prima nave, dovevamo fare delle prove di vario tipo, tecniche, è andato tutto bene, poi da fine gennaio passiamo nell'ordinarietà, una nave alla settimana, e quindi questo ci consente di superare anche la fase della precarietà. In più stiamo andando bene anche nel resto della città sui rifiuti, sui progetti, sulla differenziata, la città è pulita, siamo molto molto soddisfatti. Abbiamo lavorato sodo insieme a tutte le altre istituzioni, è una bella pagina per Napoli di cui andare orgogliosi. So che qualcuno ha fatto polemiche perché i rifiuti vanno all'estero, ma io penso invece che questo è un contributo a risolvere il problema di Napoli, in attesa di avere quegli impianti di cui abbiamo bisogno. È un'opportunità anche per il porto di Napoli, ringrazio tutti veramente, l'autorità portuale, capitaneria di porto, dogane e tutti gli operatori che ci hanno dato una mano per realizzare questa prima nave nella storia italiana per quanto riguarda i rifiuti. Quindi non vogliamo cadere nella retorica, ma insomma è una pagina importante, frutto di un lavoro in cui abbiamo creduto al primo momento.